Andiamo per Massimo un attimo. No, io non voglio dire, parla il mio avvocato. Grazie. Allora, cosa l'avvocato? Come è andato? Con l'interrogatorio il sindaco ha risposto alle domande dei procuratori e abbiamo risposto alcune nostre considerazioni e poi l'interrogatorio è finito. Posso dire altro. Ma l'accusa di tentata concussione continuata è stata circostanziata a qualche evento particolare? Ma in buona sostanza quella riportata nel capo di imputazione è stata ribadita dai procuratori. Le indagini sono in corso, per adesso quello è il capo di imputazione. Avete appuntamenti ancora in procura? Cioè avete preso impegno per prefissati? No. Però immaginate che ogni cosa... Le indagini sono in corso, potrebbe essere necessario chiedere di essere sentiti, i procuratori potrebbero ritenere necessario risentire il sindaco in sede di interrogatorio. Però per il momento non avete ancora... Fatto. Per il momento non l'abbiamo stabilito. Quindi non c'è nessun episodio particolare per il momento che sia stato attribuito al sindaco? Beh, l'episodio è quello del capo di imputazione. Quindi un capo di imputazione prolungato, non un caso solo. No, il reato, il delitto è il delitto continuato, contestato, perché c'è un rapporto che dura nel tempo. Questo non vuol dire che siano più episodi contestati, non c'è questo automatismo. Qual è, diciamo, il sentimento, come ha vissuto il sindaco questa vicenda? Il sindaco ha vissuto questa vicenda molto male. Punto di vista della sua etica e della sua morale, molto male, molto sofferente. Domani sarà in consiglio comunale? Questo non lo so. Vediamo, adesso ci parliamo un attimo perché siamo appena scesi, quindi non siamo riusciti a parlare delle altre cose. Fino ad oggi abbiamo cercato di parlare dell'interrogatorio. Ma che adesso è fatto? Come si spiega al sindaco questo esposto? Ma sa, adesso spiegazioni remote abbiamo cercato di non percorrerle. Ci siamo concentrati su quello che è l'oggetto della contestazione. Il sindaco è un personaggio pubblico, deve delle spiegazioni ai magistrati, deve delle spiegazioni ai cittadini. A mio avviso le spiegazioni che il sindaco dà sono convincenti, speriamo che lo siano anche nell'ottica dei procuratori. Andrà avanti alla guida di questa amministrazione? Anche questa è una domanda, io presumo di sì, cioè i presupposti per andare avanti, siamo in un livello di indagine, bisogna che impariamo soprattutto noi come cittadini e poi anche gli operatori del diritto che in sede di indagine non significa condanna, non significa neanche disvalore, aspettiamo che il procedimento faccia il suo corso prima di dare dei giudizi definitivi. Soddisfatto di come andava? Soddisfatto, sì. Grazie. Non posso dire nulla, io rispetto il lavoro della magistratura e non è il momento di dire nulla. Signor sindaco, domani sarà in consiglio? Ancora. Sono arrivato adesso, chiedo scusa. Il sindaco non fa numero legale, per cui se anche non ci sono i consigli ci sarà il numero legale. Io adesso devo ancora valutare se la devo fare così. Ma andrà avanti la vita di questa amministrazione? Adesso io devo concentrarmi innanzitutto su dimostrare che le scelte svolte in funzione del sindaco in maniera assolutamente onesta e trasparente. Questo è quello che dico, il resto è tutto. Grazie.